Oggi è la giornata della memoria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dall'Umbria nessun ebreo venne deportato nei campi di sterminio nazisti. Decine di israeliti vennero però sottoposti a internamento da parte del regime fascista in diversi comuni della regione. Esperienze dolorose le vissero anche gli umbri che vennero deportati in Germania tra il 1943 e il 1944. Ai loro parenti consegnate oggi in prefettura a Perugia 11 medaglie d'onore. C'era per noi Yuri Guerranti. Erano molto restii a raccontare queste vicissitudini così tragiche. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in pochi fra coloro che erano tornati da un campo di concentramento tedesco avevano voglia di parlare della propria esperienza. Oggi sono i loro figli o nipoti a raccontare, talvolta con l'ausilio di documenti d'epoca, la pagina dolorosa dell'internamento. In prefettura Perugia, nella giornata della memoria, 11 medaglie d'onore sono state consegnate ai parenti di chi venne deportato negli anni 40 in Germania o in altri paesi occupati dai tedeschi. Si tratta per lo più di militari italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 o di civili destinati a lavori forzati. 2 anni internato in questo, in una cementeria, guardi, hanno nomi sempre illeggibili, in Germania, dal 1943 al 1945, e dopo naturalmente è liberato. Non si è consegnato ai tedeschi, è stato deportato, ha lavorato come e lavori forzati fino al 45, dove i russi lo hanno liberato. Quando è tornato era magrissimo, magrissimo, è partito con i capelli neri e è tornato con tutti i capelli bianchi. Ha sofferto tanto, diceva che stava proprio ai lavori forzati. Lui era considerato un soldato qualsiasi e quindi li mandavano ai lavori coatti, e penso che mio padre sia stato in una miniera di lignite che era lì vicino a lavorare. Poi dopo abbiamo saputo che insomma era morto. E poi c'è la storia di Carlo Rossi, che dopo un rastrellamento nel 1944 venne deportato dai tedeschi in vari campi fra Polonia, Olanda e Germania, riuscendo alla fine da Bolzano a tornare a Città di Castello in sella ad una bicicletta. Verso Bolzano ritrovò fermo in una strada una bicicletta che da quella lì è ritornata a casa, che tuttora è ancora funzionante.